Ciao, benvenuti su Mintitaro. Oggi in questo video vorrei parlare un attimo della intuizione e di come funziona il processo intuitivo. Descriverò un modello elaborato da due autori, William Coutts and Melanie Brennan, che mi sembra ben elaborato per spiegare appunto come funziona il processo intuitivo. Dunque, secondo questo modello, il modo in cui noi interagiamo con la realtà che ci circonda e il modo in cui elaboriamo le informazioni che riceviamo si compone di tre parti. Dunque, ho riportato il modello su questo foglio, spero che si notino i colori. Dunque, la prima componente è costituita dalla mente conscia, che è quella che ci permette di focalizzarci, di focalizzare l'attenzione su qualcosa. Quindi la utilizziamo soprattutto quando dobbiamo lavorare, studiare, ogni volta che dobbiamo focalizzarci, dobbiamo concentrarci su qualcosa. Quindi è la parte della nostra mente che è più razionale e in questa nel momento in cui utilizziamo questa mente conscia, il cervello emette delle onde beta. Non ha una memoria di lungo periodo, il che vuol dire che ci focalizziamo su qualcosa per un periodo preciso, limitato di tempo, e poi non necessariamente ricordiamo tutto quello su cui ci siamo focalizzati. Fondamentalmente questo è quello che il seme delle spade nei tarocchi rappresenta, la mente conscia. Poi in verde qua abbiamo l'inconscio individuale, ovvero il nostro inconscio. Il nostro inconscio è invece, a differenza della mente conscia, il magazzino della memoria, ovvero ricorda tutto. Quando entriamo in una stanza, registra tutte le informazioni, anche se non le notiamo a livello conscio. Quindi tutti i pensieri, tutte le emozioni, è la parte della nostra mente che regola i meccanismi automatici del corpo, come per esempio il respiro. Si può notare l'inconscio durante l'attività onirica, perché appunto mostra le nostre elaborazioni inconsce, il sogno, e anche durante quando siamo soggetti a delle reazioni automatiche, no? Quindi non riflessive, no? Delle paure, delle reazioni non razionali, appunto. L'inconscio registra tutto, abbiamo detto, però allo stesso tempo è anche il magazzino delle nostre memorie anche emotive, dei nostri pensieri. Quindi bisogna fare attenzione ai nostri pensieri di cui magari non siamo coscienti, perché appunto non ci poniamo attenzione, però questi vengono immagazzinati nel nostro inconscio, sia positivi che negativi. Quindi è comunque una parte del nostro mente che continua a lavorare, che ci influenza, però appunto non ne siamo coscienti perché
non è la nostra mente conscia, la parte inconscia, e che però appunto ci può influenzare. Possiamo comunicare col nostro inconscio ed influenzarlo quando siamo negli stati di coscienza alterati, come per esempio quando emettiamo durante la meditazione o durante il sonno o onde alfa e teta. L'inconscio appunto comunica soprattutto con i simboli, quindi per questo motivo i sogni sono molto simbolici spesso, e appunto attraverso i simboli possiamo influenzarlo. L'ultima componente della nostra mente è questa parte in rosa che viene chiamata in vari modi in varie culture. Per esempio, nell'induismo viene chiamato registri akashici, Jung lo chiama inconscio collettivo. Ed è praticamente un bacino di conoscenza che però trascende il tempo e lo spazio e è comune a tutti, esseri umani e non, quindi ci collega a tutti. Per accedere all'inconscio collettivo, si può accedere all'inconscio collettivo attraverso appunto l'intuizione, che permette quindi una forma di canalizzazione dell'informazione dell'inconscio a partire dall'inconscio collettivo alla mente conscia. Vedete, qui c'è una freccia dove ho scritto intuizione, per cui dall'inconscio collettivo attraverso l'intuizione le informazioni dell'inconscio collettivo arrivano alla parte conscia della nostra mente, però attraverso l'inconscio. Per questo spesso parlo dell'inconscio come un portale, no? Verso appunto delle informazioni intuitive. Per accedere all'inconscio collettivo ci sono vari modi, c'è chi usa il trance, c'è chi usa altri strumenti come per esempio i tarocchi, palla di cristallo, varie cose, però sicuramente anche quando si leggono le carte, quando si usano altri strumenti come la palla di cristallo, si è in una specie di trance intuitivo, e che permette appunto questa forma di canalizzazione dell'informazione. Ci sono però due ostacoli perché venga canalizzata attraverso l'intuizione le informazioni da questo bacino, no? Di informazioni che si chiama inconscio collettivo. Prima di tutto c'è la mente conscia in se stesso, che è un ostacolo di per sé, perché la mente conscia è quella che parla tanto nella nostra testa, ovvero quando noi riflettiamo, no? C'è questa specie di voce dentro la nostra testa. Ecco, questa voce con cui tendiamo a identificarci, in realtà è semplicemente l'espressione della mente conscia, quindi non ci rappresenta in toto, è semplicemente l'espressione della mente conscia. E parlando questi pensieri, questo dialogo interiore che noi abbiamo, non permettono di ascoltare, cioè di accedere alle informazioni attraverso l'intuizione. Perché? Perché se non calmiamo questa mente conscia, appunto è molto rumorosa e quindi le informazioni che sono un po' più sottili, quelle intuitive, non vengono percepite. Per questo motivo è fondamentale essere in stato meditativo, in onda alfa, una specie di trance, perché permette di calmare questo dialogo interiore tipico della mente conscia. Secondo ostacolo che crea problemi alla canalizzazione intuitiva
è l'inconscio individuale, perché vedete che l'intuizione passa attraverso l'inconscio individuale. Se questo inconscio, che è il magazzino anche delle nostre paure, delle nostre emozioni, eccetera, distorce le informazioni dell'intuizione. Per questo spesso si dice, no, che quando uno è molto emotivamente coinvolto in una certa situazione, è difficile che appunto riesca a leggere i tarocchi oppure riesca a canalizzare queste informazioni in maniera intuitiva, perché appunto forti emozioni impediscono la ricezione di queste informazioni intuitive. E allo stesso tempo ci possono essere sedimentati nel nostro inconscio personale, nel nostro inconscio individuale, delle paure, dei blocchi, dei pensieri limitanti, delle convinzioni che ci limitano, che appunto distorcono l'informazione dell'intuizione, l'informazione intuitiva. Per questo, in certi casi è importante fare prima un lavoro di shadow work, si chiama, no? Di portare alla luce queste paure inconsce, in modo che non vengano a, come dire, distorcere le informazioni intuitive. Facendo un esempio banale, se uno è molto agitato per appunto problemi di paure sotterranee che sono sedimentate da anni nell'inconscio individuale, ovviamente non riesce a leggere in maniera chiara le informazioni intuitive, perché le distorcerà, le interpreterà in maniera negativa, in maniera ansiogena, in maniera ansiosa, appunto. Bene, spero che sia un modello chiaro. A me è sembrato abbastanza interessante questo disegno, che mostra appunto una freccia diretta a partire dall'inconscio collettivo fino alla mente conscia, passando appunto per l'inconscio individuale. E quali sono i vari problemi che non permettono una canalizzazione diretta e cristallina della informazione intuitiva. Se avete domande, sono felice di rispondere. Scrivete tranquillamente nei commenti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Thank you.